Buonasera a tutti, ciao Ivana da Medjugorje. Buonasera, Ivana buonasera. Vassili, ciao cara, grazie per aver risposto, non dico alla chiamata, come dico ai pellegrini, ma aver risposto al mio invito. È stato un Perché piacere se io posso aiutare i vostri giovani con la mia proprio, testimonianza. è proprio quello il centro del discorso che voglio questa sera affrontare con te, proprio perché tu sei giovane e proprio perché adesso poi dirò durante la domanda, in Italia purtroppo per i giovani c'è un po' una situazione particolare. Comunque adesso mentre aspettiamo un attimino che tutti gli amici entrano in diretta, inizio a salutare tutti e chiedo gentilmente di attivare le notifiche e condividere appunto questa diretta in maniera che tante altre persone possano seguirla. E, insomma, unirsi a noi. Allora, io vorrei adesso iniziare, cara Ivana, con una domanda un po' semplice, proprio solo per iniziare il discorso, non è col centro di quello che vorrò chiederti. Proprio tu che vivi a Medjugorje e tu che sei giovane, se mi vuoi raccontare una tua giornata tipo. Ecco, io sono Ivana, mi chiamo Ivana, ho 24 anni, adesso lavoro, aiuto mio papà, lavoriamo come le guide per pellegrini che vengono a Medjugorje, sto lavorando già un anno e con la mia giornata comincia quando mi alzo, non ho preso sempre cellulare come gli altri, la mia giornata comincia con la preghiera. Ogni mattina prego, Salve Regina, dopo indicazione dello Spirito Santo, dopo la preghiera di consacrazione al cuore immacolato di Maria. Dopo, vicino al mio letto, io ho una croce con Gesù, la statua di San Giuseppe della Madonna di Medjugorje. Perché San Giuseppe ho scelto lui come mio protettore, mi ha aiutato tanto durante la mia vita. Quando mi alzo, io do un bacio di quelle tre statue. Io ho anche una bottiglia d'acqua benedetta. Ogni mattina faccio un segno della croce. Che cosa è simpatico? Io dormivo con la mia sorella. Piccolina, 9 anni. Un giorno lei è alzata prima di me e ho visto come lei fa tutto quello come io, dai baci da Gesù, da San Giuseppe, dalla Madonna, e dopo fa un segno con l'acqua benedetta. Ecco, penso che noi giovani dobbiamo essere un bel esempio, non solo con le parole, ecco, come io adesso, come ho imparato la mia sorella, con le nostre vite. La nostra cara madre sempre dice in tanti messaggi: non parlate tanto, ma parlate con la vostra vita. Dopo io sto con la mia famiglia, dopo io esco con le mie amici e al mezzogiorno si prega Angelus, sempre. Questo ho imparato da mia nonna. I nostri nonni pregano sempre, anche la mia mamma sa dire sempre a me: Ivana, tu prega tanto. Alle tre mi ricordo a Divina Misericordia, è una preghiera che mi piace tanto. Dopo io sono una ragazza un po' sportiva, giocavo pallamano più di 10 anni, così io vado in palestra ogni giorno. Dopo palestra, alle 5:20, io sono in chiesa durante il rosario. Perché? Perché io voglio stare in chiesa, in parrocchia, durante l'apparizione, che comincia alle 6:20. Sono stata tante volte in cappella di Veggente Ivan e durante l'apparizione Ivan ha detto che la Madonna girava sopra la chiesa e dà la benedizione a tutte quelle persone che sono alla programma serata. Dopo la messa, dopo la Santa Messa, rimango all'adorazione 15-20 minuti, così io posso ringraziare Gesù per quella bella giornata, per la mia famiglia, per tutti i miei amici. E dopo io esco con i miei amici, prendiamo la cena, prendiamo un giro, così.
Guarda, Ivana, per come hai descritto la tua giornata, hai proprio descritto un'armonia che unisce la fede, il ricordo appunto di Dio nella nostra giornata e anche la giornata normale che un giovane può fare, uscire con le amiche e fare quello che è giusto che anche un giovane faccia. Sì, perché abbiamo 24 ore. Infatti, Sì. io una cosa che mi colpisce molto è soprattutto qua in Italia sentire che i genitori purtroppo non riescono a far andare i figli nemmeno un'ora a messa la domenica. E io dico, Sì. guarda, io alla mia ho sempre detto, hai tante ore per fare il resto, quell'ora o vuoi o non vuoi, vai a messa, decido io per te. Sarò stata dura, però poi nel tempo mia figlia è stata la prima a dirmi: mamma, hai fatto bene. Quindi un consiglio che io do ai genitori: non intimoriamoci nei confronti dei figli che non vogliono dedicare nemmeno quell'ora. Anzi, il timore che ci deve venire è che loro possano veramente perdere la fede. Perché, come dice la Madonna a Medjugorje, attraverso la veggente visca, tu l'avrai sentito tantissime volte, Ivana. Visca dice sempre: mettete una goccia di acqua ogni giorno Sì, sì, nella sì. vostra rosa. Questa è la Sì. vostra fede. Mettete la preghiera che è l'acqua che nutre la rosa, cioè la vostra fede. Un'altra cosa molto bella che hai detto è che tu sei devota a San San Giuseppe. Giuseppe, San Giuseppe. E allora noi saremo lì proprio il 19 marzo, verremo dal Marzo. 17 al 21 marzo, quindi saremo lì proprio per San Giuseppe, per l'apparizione anche della veggente Miriana il 18 marzo, il giorno del suo compleanno, che dice sempre È che non bello. c'entra niente il suo compleanno. Quindi se qualcuno vuole venire con noi ci può scrivere e insomma li porteremo e così conosceranno dal vivo anche te, Ivana, perché li accompagnerai su Crigeva, ma poi queste cose le dirò adesso dopo. Tornando a noi, la veggente visca Medjugorje ha sempre detto che la Madonna è preoccupata per le famiglie e per i giovani. Infatti, lei dice sempre: la Madonna è particolarmente preoccupata per tutti i giovani del mondo, perché si trovano in una situazione molto, molto difficile. Cari giovani, dice loro la Madonna, tutto ciò che il mondo d'oggi vi offre passa e voi stessi potete vedere come Satana approfitta del vostro tempo libero a suo vantaggio. Oggi, continua la Madonna, Satana opera in modo particolare per deviare i giovani e per dividere le nostre famiglie. Per questo, la Madonna, dopo aver dedicato un anno di preghiere per i giovani, mi ha chiesto un altro per i giovani e le famiglie insieme. Allora, cara Ivana, vorrei chiederti, tu, quali pericoli vedi per le famiglie e i giovani oggi? E inoltre, cosa puoi consigliare ai nostri ragazzi che non vivono a Medjugorje, in particolare ai giovani che non conoscano la fede, i giovani distanti, ecco? Ecco, questa è una domanda, è un po' difficile, per tutti quelli giovani che non sono da Međugorje. Ecco, io ho quella grazia di vivere a Međugorje. Dico sempre che sono benedetta perché sono nata qui a Međugorje. Dico, tante volte non è facile vivere la fede, non è facile perché, esempio, quando ho deciso di fare la novena, esempio, sempre faccio la novena per San Giuseppe. La novena dobbiamo digiunare e pregare durante la novena e le mie amiche mi sempre chiamano, dai, vieni con noi, vieni con noi. E dopo io pensavo sempre, perché ho deciso di fare quella novena? Io voglio andare con loro. E dopo, quando finisce la novena, io ho detto, Gesù, ti ringrazio perché ho successo quella novena. Per quelli ragazzi che non conoscono la fede, mi ricordo un messaggio. Io sono presente all'apparizione che di Miriana, è stato alla Croce Blu. La Madonna ha detto che non dobbiamo giudicare quelle persone che ancora non credono, perché non sappiamo quale vita loro vivono. Forse loro vivono già un inferno in sua famiglia. Così io solo voglio dire che dobbiamo pregare. Perché, come possiamo vedere, adesso tutto è disponibile, molto facile. Droga, tutto.
i giovani si possono perdere molto facile. Quando vediamo le famiglie, tutte il 90% famiglie sono separate. Quando io sono con i miei gruppi, tutti mi dicono prega per la mia famiglia perché qualcosa non funziona. Così ecco, noi che viviamo, ecco, io sono benedetta, come ho detto, io posso trovare la pace in mia famiglia. C'è tante famiglie che non possono trovare la pace Dentro di loro, dentro di loro. nella loro famiglia. Sì, ecco, e noi dobbiamo pregare per loro. Ecco, io prego ogni giorno per tutte le famiglie, ogni giorno, specialmente per i giovani, perché ho visto anche i miei amici che vivono fuori da Međugorje, ancora adesso, dopo pandemia, loro hanno perso tutto, hanno perso speranza del futuro, di tutto. Così adesso anche voi dovete pregare per noi giovani, perché è facile di perdere la strada di Gesù, della religione, della Maria, è molto facile. Assolutamente sì, anzi adesso mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa per la preghiera per i giovani. A parte che è molto importante la preghiera di intercessione, tu hai detto prima che durante una testimonianza della veggente Miriana hai ascoltato quello che ci hai appena raccontato. Bene, la veggente Miriana, come hai detto tu proprio, dice che bisogna pregare per tutti coloro che ancora non conoscono l'amore Sì, di sì, sì. Dio. E questo cosa significa? Che la preghiera di intercessione è fondamentale anche per la conversione di persone che noi non conosciamo. Noi dobbiamo proprio mettere al servizio di Gesù e di Maria la nostra preghiera perché deve essere utilizzata per avvicinare le persone alla fede. E magari anche noi stessi siamo stati avvicinati alla fede per la preghiera di intercessione di qualcun altro. E allora io ti volevo anche dire che qua in Italia purtroppo i giovani immaginano la fede una cosa noiosa per bigotti, per anziani. Tu invece sei l'esempio proprio di quello che si trova a Medjugorje. A Medjugorje si trova bellezza, gioventù e gioia. E questo posso dirlo proprio come testimonianza, anzi, vi voglio raccontare una cosa di questa bellezza che c'è ovunque a Medjugorje. Un giorno ero entrata in chiesa nella parrocchia di San Giacomo, che tu conosci benissimo, e mi sono trovata che era pieno di giovani, appunto, che erano al matrimonio di una coppia di amici. E praticamente queste ragazze erano bellissime più che mai, perché erano proprio vestite a festa, truccate, tutte. E io ho proprio pregato Gesù che mio marito non entrasse in chiesa in quel momento. Perché ho detto Gesù, quasi sta facendo una famiglia e un'altra si disfa se vede mio marito tutta questa bellezza. Adesso per ridere dico questo, ma proprio perché a Medjugorje lo voglio proprio dire ai giovani, non c'è nulla di noioso. Tutto quello che si vive a Medjugorje è veramente gioia, incontro di un qualcosa che ti cambia la vita, ti cambia il cuore, ti cambia proprio la prospettiva della vita. E proprio a proposito di questo volevo dirti, tu hai detto che accompagni i pellegrini su Križevac e verremo con te adesso che verremo a Medjugorje, perché è importante la salita su quel monte secondo te? Tu che proprio lo vivi così intensamente il Križevac? Ecco, per tutti quelli che non sanno che significa il Monte Križevac, se io posso spiegare due o tre parole. Ecco, il Monte Križevac è più alto di Međugorje, sul quale 1933, a ricordo dei 1900 anni parrocchiani, i nostri nonni hanno costruito una croce alta 8 metri. All'incrocio della croce sono state inserite le reliquie della croce di Gesù Cristo ricevute per questa occasione da Gerusalemme. Sono stata più o meno ogni giorno l'anno scorso sul Monte Križevac. A Međugorje arrivano tante persone possedute. Ecco, io posso testimoniare davanti alla 12ª stazione. Ho visto tante persone possedute come cominciavano a urlare, perché in un messaggio la Madonna ha detto la presenza sul Monte Križevac è sempre, Gesù è sempre sul Monte Križevac. E per quelle persone possedute è molto difficile di avvicinarsi. Ecco, sul Monte Križevac la Madonna è apparsa tante volte, tanti hanno visto tanti segni sul Monte Križevac.
anche ecco adesso in questo tempo durante Quaresima, è bello di andare sul Monte Križevac, di meditare un po' della vita di Gesù, che lui ha dato la sua vita per tutti noi. Per me non si può spiegare quella emozione dentro di me. Io dico sempre, tanti miei amici all'università mi chiedono sempre, spiegaci che è successo a Medjugorje, che possiamo vedere, che è successo sulla collina, sul Monte Križevac. Io sempre dico, non si può spiegare, dovete venire, dovete vedere, dovete sentire nel cuore che è successo. Ecco, come io ho detto, io sono stata più o meno l'anno scorso ogni giorno sul Monte Križevac e ogni giorno un'altra emozione dentro di me. Quello che tu descrivi ogni giorno è un'emozione diversa dentro di te, è la stessa cosa che vivono i pellegrini venendo a Medjugorje. Ogni volta che vengono a Medjugorje è un'emozione diversa, anche se sono venuti tantissime volte, non è mai come la volta precedente. E questo è proprio perché la Madonna chiama e il cammino della fede è continuo, non finisce mai, e quindi è sempre un passettino in avanti che si compie. Sempre attraverso veramente la preghiera e tenendo il cuore aperto. E, tornando ai giovani, ti volevo chiedere una cosa, e tornando ai giovani in Italia. Tra l'altro chiedo agli amici che ci stanno seguendo di condividere la diretta, perché veramente questa è una testimonianza importantissima, perché veramente si parla di giovani e di fede e ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno. Quindi se potete condividete la diretta. Tornando ai giovani e ai giovani in particolare in Italia, purtroppo qui da noi le chiese sono vuote, ma sono vuote soprattutto di giovani. Quando invece si viene al Festival dei Giovani, che normalmente era la prima settimana di agosto, ma quest'anno è l'ultima di luglio perché contestualmente la prima settimana di agosto c'è la GMG indetta dal Papa, allora la faranno a Medjugorje l'ultima settimana di luglio. Quello che stupisce al Festival dei Giovani è vedere migliaia di giovani da ogni parte del mondo che corrono proprio entusiasti per ascoltare i messaggi della Regina della Pace. E a Medjugorje vivono proprio l'esperienza della fede con un entusiasmo che contagia tutti, anche noi adulti. Allora, cara Ivana, parlaci del Festival dei Giovani, tra l'altro dove tu partecipi attivamente, mi sembra nel coro, io l'ho vista parecchie volte se non sbaglio. Parlaci appunto del Festival dei Giovani e cosa si vive in quei giorni? Ecco, il Festival dei Giovani dura 5 giorni. Il Festival dei Giovani inizia sulla collina dell'Apparizione. Si prega il rosario con il nostro parroco e con veggente Ivan. E veggente Ivan, la sua missione è pregare per i sacerdoti, ma anche per i giovani. Dopo 5 giorni abbiamo tutto è già programmato. La coprogramma di mattina inizia alle 8 fino alle 12, finisce con Angelus. Dopo inizia nel pomeriggio con catechese, si prega 2 rosari prima la messa come ogni giorno. Dopo rosario abbiamo la messa. E i giovani cantano, bailano, pregano, tutti siamo molto felici, come un giorno il nostro visitatore Henrik Koser, che è mandato da Papa qui a Medjugorje. Lui ha detto: l'unica volta quando ho sentito la presenza dello Spirito Santo così forte è stato a Medjugorje durante il Festival dei Giovani. Il Festival dei Giovani finisce con la messa sul Monte Križevac. Così questo triangolo, la chiesa, collina e il Monte Križevac, tutto è unito in Festival dei Giovani. Così tutto è programmato. Ecco, anche il Festival dei Giovani l'anno scorso, più di 70.000 giovani sono stati a Medjugorje, registrati, più di 70.000. Così vedete, non si può spiegare. È stato pieno dei giovani, le famiglie giovani con i bambini, tutti cantano, tutti glorificano Dio, è una cosa meravigliosa. Sì, io sono testimone di questo, delle migliaia e migliaia di giovani e anche delle centinaia e centinaia di sacerdoti. E guarda, un'esperienza che io faccio sempre e confrontandomi con tutte le persone che vengono a Medjugorje, per noi pellegrini viviamo la stessa cosa nei confronti dei sacerdoti che vengono a Medjugorje.
un qualcosa poi di particolare. Anche tornando nelle nostre parrocchie, si riconoscono i sacerdoti che sono stati a Medjugorje rispetto agli altri. Per carità, sono tutti figli prediletti della Madonna, portano tutti il loro servizio alla Chiesa, ma chi viene a Medjugorje come sacerdote, riesce a trasmettere una fede più viva, se vogliamo definirla così. Quindi, allora, cara Ivana, torniamo un po' alla nostra diretta. Vorrei un pochettino adesso spostare leggermente l'attenzione dai giovani alla Quaresima, visto che è iniziata ieri con le ceneri. Volevo chiederti cosa consigli sia ai giovani, ma a tutti noi, di fare in questa Quaresima per viverla nel migliore dei modi. Ecco, vi voglio consigliare, non si può cambiare nulla se non andiamo alla confessione. Il primo passo è la confessione. Senza confessione, no, il nostro cuore è chiuso. Gesù e Maria non possono entrare e cambiare la nostra vita. Così andate alla confessione, dopo la confessione andate alla Santa Messa. Ecco, i miracoli succedono lì. Abbiamo 40 giorni di cambiare la nostra vita, di cambiare il nostro cuore. Pensiamo un po' di più che Gesù ha fatto per tutti noi. Dobbiamo ringraziare un po' di più. Ecco, e dobbiamo pregare e digiunare. E sappiamo che il digiuno non è solo pane ed acqua. Se qualcuno beve 3-4 caffè al giorno, puoi prendere un caffè. Digiuno non è solo pane ed acqua, così con i piccoli cosi possiamo fare i miracoli. Ma Giusto. è importante preghiera. La preghiera è molto importante. Assolutamente sì. E come ha detto la Madonna Medjugorje, con la preghiera e il digiuno si possono fermare anche le guerre Anche nei la vecchi guerra. stati. E in particolare mi rivolgo alle mamme, ai genitori anzi, per i giovani. La preghiera di un genitore, il digiuno, è veramente l'arma più potente contro Satana. E quindi, se noi vogliamo salvare i nostri figli, ecco, preghiamo per loro. Tu hai detto all'inizio che la mattina ti alzi e ti consacri alla Madonna. Ecco, consacriamo noi, le nostre famiglie, i nostri figli alla Madonna e vedremo veramente i miracoli nella nostra vita. Ivana, vuoi aggiungere qualcosa mi dispiace, come dire, concluderla la diretta, però insomma, mi sembra che ci siamo dette abbastanza tutto, ma se ti viene in mente qualcosa che senti nel cuore che ci vuoi dire, dicela pure. Ecco, io vi aspetto. Adesso avete una ragazza giovane che vi può testimoniare la vita. La Madonna è qui. E io, anche papà, vi vuole dire una cosa. Ecco, buonasera a tutti. Come Ciao Michele. va? Grazie a Dio, bene, Io andiamo posso avanti. andare in pensione, vero? No. Io dico, mi ricordo sempre quello che padre Slavko diceva a noi quando io avevo sua età. Diceva: un giorno vi sposate, avrete figli, vi ricordate se avrete pregato con i vostri figli quando sono piccoli? Un giorno, anche se i figli si allontanano dalla chiesa, ritornano sempre, ma se non avete pregato per i vostri figli quando sono piccoli, un giorno se si allontanano si perdono per sempre. Per questo io credo che il più grande investimento che noi possiamo fare nella vita è proprio quello, i genitori, pregare per i nostri figli, che un giorno, quando, come vanno nella sua vita, che tu quando vedi che hanno preso la strada giusta, allora il più grande dono e la più grande gioia che un genitore può avere è proprio quello. Per quello non perdete tempo. Ogni Ave Maria che voi fate per i vostri figli non è tempo perso. Io credo che un giorno vedremo i frutti delle nostre preghiere. Già sentendo Ivana che parla adesso, io credo che già si può capire che i frutti stanno arrivando. Per quello, tutti quelli che vogliono venire, che non vogliono preghiere, non possono venire, uguale che dobbiamo seguire i messaggi della Madonna, perché non dimenticate che ancora lei sta con noi, che ancora il 25 del mese ci dà il messaggio e non sappiamo quanto tempo abbiamo ancora l'apparizione quotidiana. Per quello, finché abbiamo tempo della grazia, dobbiamo muoversi un più. Non è tutto buio come tante volte si vuole dire, c'è tanto bianco, per questo ce la facciamo.
vi saluto tutti e vi passo Ivana. Michele, no, ancora una domanda vorrei farti. Aspetta un attimo. Nel senso che Ivana ha detto all'inizio della diretta che si è accorta che con il suo esempio sua sorellina la imitava, no? Allora Sì. dici da genitore quanto è importante l'esempio di noi genitori e mi ricordo una volta, perché anche tu poi quando noi veniamo a Medjugorje accompagni il nostro gruppo sul Pobrodo, quindi ti ringrazio di questo bellissimo dono e servizio che ci fai. Ci avevi raccontato anche come ogni giorno tu preghi per i tuoi figli. Quindi Ma è se ci importante. puoi dire brevemente queste due cose, ti ringrazio. Guarda, è importante questo, che non ci stanchiamo noi genitori, perché tante volte siamo presi dal lavoro, da tutte le cose. Io sto pregando per loro, io sto pregando per loro e continuo a fare questo, perché ho capito che il più grande investimento che posso fare è questo. Tante volte, oggi tante volte noi genitori sbagliamo perché vogliamo dare la casa, il lavoro, le sicurezze ai nostri figli e loro cosa fanno? Profittano. Diventano invalidi perché non dovranno fare nulla. Invece, se tu dai il tuo massimo a loro, ma dicendo fai tu, io prego, io ti sto vicino, se hai bisogno chiamami, ma fai tu. Loro insegniamo come dovranno vivere, se no non saranno mai capaci di andare nella vita da soli. Perché non dimenticare che un giorno noi non saremo più e saranno persi se non sanno vivere da soli. Per quello, come hai detto, dobbiamo aiutarli, ma è importante fare buon esempio quando sono piccoli. È importante, come io facevo sempre, non solo io, tutti noi a Medjugorje, una cosa, per me non è una cosa soprannaturale, quando vai in chiesa, prendere tuo figlio e portare con te, quando è piccolo. Io mi ricordo come facevano i miei nonni, i miei genitori con me, quando ero piccolo, anche se tante volte non mi mandava andare in chiesa, se io dicevo a loro no, oggi non mi va ad andare in chiesa, ti fanno due schiaffi, vai lo stesso. Per questo è importante dare buon esempio con loro e non dire tu devi andare, io non vado, non c'entra nulla. Per questo tante volte non devi neanche parlare, loro vedono esempio e seguono quello. Certo che non è che tutti sono sani, tante volte succede che mi arrivano i genitori che dicono io faccio tutto per mio figlio, lui non vuole, ma è importante non stancarsi. È importante anche che il motivo, se non vuole, io non mi stanco, io prego per lui. Chissà quanto tempo ci vuole ancora che riceve quella grazia, ma io sono sicuro che ogni preghiera che fa una mamma, che fa una nonna, fanno i miracoli. Forse il Signore tante volte aspetta che il tuo figlio si converte perché vuole che la tua fede cresca in questo modo, con questa insicurezza, diciamo, guardando come tuo figlio non è ancora sulla strada che tu vuoi. Per quello il Signore sa i tempi. Io credo che il nostro compito è proprio quello, pregare per loro e non essere in pensiero quando, perché tutte le mamme vogliono subito che il suo figlio sarà bravo, che lo segue, invece tante volte non è così. Il Signore ha i suoi tempi. Noi dobbiamo pregare e non stancarsi. Se la Madonna a 42 anni non si è stancata a venire qua, allora non dobbiamo neanche noi. Il Signore sa quando è il momento giusto, quando arriva la grazia, ma sono sicuro che arriverà. Come dice il suo Grazie. corretto. Ce la facciamo, è importante questo. Se c'è qualcuno che segue adesso e che ha i dubbi per suo figlio che non si può salvare, non è vero. Le preghiere di una mamma fanno i miracoli. Basta che oggi lo decide, ogni giorno faccio quella preghiera per mio figlio e non stancarsi e vedete i frutti, vedete come i figli si cambiano. Vero. Soprattutto la preghiera in famiglia, riuscire a In pregare in famiglia è famiglia importante, sì. è importantissimo. La preghiera in famiglia è una protezione. Una protezione per tutta la famiglia, perché il Satana vuole proprio fare la prima cosa che vuole è dividere le famiglie e se divide la famiglia ha fatto tutto il suo lavoro. Perché quante volte la Madonna Medjugorje ha detto pregate per la vocazione, ma quando pregate per la vocazione pregate per la famiglia, perché in una famiglia nasce un sacerdote. Oggi forse sono poche vocazioni perché non si prega in famiglia, solo per questo. Per quello non dobbiamo essere egoisti. Se il Signore chiama tuo figlio, non deve dire che io prego per quella intenzione, ma chiama i figli degli altri. Se il Signore fa suo, chiama a chi vuoi, per quello il nostro compito è pregare e avere la fiducia anche ai nostri figli. A proposito di protezione e di preghiera, mi aveva colpito molto a Medjugorje un giorno che ti ho ascoltato durante una testimonianza, avevi detto, proprio perché adesso ci sono questi venti di guerra, c'è questa ansia un po' del vivere quotidiano che sembra tutto che va al contrario, anche se in realtà dobbiamo sempre ricordare che il cuore immacolato di Maria trionferà, quindi la vittoria del bene c'è di sicuro.
sicuro. Però mi aveva colpita la frase che avevi detto, e se puoi spiegarla meglio, avevi detto: le famiglie che pregano il rosario, lì c'è la loro protezione. Spiegala un po' meglio tu, perché me la ricordo un po' così, ma tu l'hai detta meglio di me. Ma guarda, è importante, la preghiera più semplice che possiamo fare tutti è la preghiera del rosario. E facendo rosario succede che arrivano tante grazie. Guardando un po' il tempo, dobbiamo capire che la prima apparizione è stata 42 anni fa, cioè tanti anni fa. Nessuno di noi che era a Medjugorje, 81, non immaginava che durerà così tanto. Dopo tante volte i veggenti hanno detto che abbiamo i tre tempi. Il primo tempo è tempo della grazia, quello che viviamo ancora. Con tutta questa pandemia, con la guerra, loro dicono è tempo della grazia. Dopo cominciano i tempi dei segreti, che i tempi delle prove. E dopo, con decimo segreto, vincerà il cuore immacolato di Maria e comincia il tempo della pace. Ma da giovedì a sabato non si può andare, c'è anche venerdì. Per questo io dico, non dobbiamo aspettare che cosa, essere curiosi quando cosa. Qua non si parla tanto dei segreti a Medjugorje. Già vivere giorno per giorno pesa. Quando hai sei figli, immagina un po' che non hai tanto tempo libero. Comunque è importante capire i tempi che viviamo noi. Guardate un po' quei terremoti che sono venuti nell'ultimo tempo. Già dopo 20 giorni ti sembra normale che arriva oggi qua o là un terremoto. Cioè, ci abituiamo facilmente. A venerdì, domani è anniversario della guerra di Ucraina. Vi ricordate che l'anno scorso, al 24 febbraio, è cominciata la guerra? E 25 giorni dopo, che cosa la Madonna ha detto? Satana ha visitato la terra con l'odio, con la paura, con la morte. E vedremo in un anno che cosa è successo, che cosa ci aspetta quest'anno, non sappiamo. Vedremo il messaggio sabato, ma mi ricordo che sono stato a Cappella di Ivan 31 dicembre quest'anno, e di solito quando finisce l'apparizione, veggente Ivan ci racconta il messaggio, quello che è stato, e quella volta, sono messaggi che non si pubblicano, ha detto che la Madonna ha pregato per quell'anno che sta arrivando. Prima volta che io sento questo, cioè ha pregato per quelle cose che stanno arrivando quest'anno. Per quello credo non dobbiamo essere curiosi o sapere che cosa ci arriva, che cosa sarà quell'anno. Non è tutto nero. Io dico, se tu preghi il rosario in famiglia, se sei in grazia, non devi essere preoccupato che cosa succederà, anzi con la tua preghiera puoi evitare il male, come la Madonna ha detto. Ma guardando quante persone pregano, quanti vivono i messaggi, non so quanto possiamo evitare noi. Comunque è importante non stancarsi. Ecco, come Ivana prima ha detto, è importante che i giovani vivano quella spirito che c'è a Medjugorje, perché la mia generazione è stata quella che aveva 15-16 anni quando la Madonna è apparsa prima volta. Invece dopo 40 anni sono i miei figli che rimangono a Medjugorje, perché tra qualche anno ormai noi andiamo in pensione. O in paradiso. O in paradiso. Speriamo. Speriamo, infatti. Ascolta Michele, abbiamo parlato tanto di preghiera, quindi adesso chiuderemo la diretta con una preghiera, un Padre Nostro in gloria, però prima hai parlato anche di sabato, il messaggio che la Madonna darà il 25. Allora io vorrei ricordare agli amici che ci seguono o a quelli che ancora non lo sanno, che noi ogni 25 pregheremo con facciamo te, un rosario insieme, da Medjugorje, sì. Da Medjugorje, i rosari in attesa del messaggio. Quindi sabato 25, questo febbraio, alle ore 17 pregheremo con te il rosario da Medjugorje. E anche sì, guardando quelli curiosi che spesso mi chiamano e chiedono cosa pensi, quando sarà quello, noi non possiamo sapere, perché soltanto i veggenti sanno i segreti. Io ogni tanto quando parlo con loro cerco di tirare qualcosa fuori, comunque non dicono mai, non lo dicono, solo pregate. È importante, voi pregate, lasciate tutto alla Madonna. Per quello non avere la paura, dobbiamo sorridere un po' di più, essere felici, perché sapendo che la Madonna sta con noi, e se la Madonna sta con noi siamo a posto. Certo, è vero, ecco. Ma poi come dice la leggente Miriana, non sappiamo nemmeno se siamo vivi domani, cosa vogliamo sapere, sì, di più? Dobbiamo impegnarci a vivere bene ogni giorno e essere in grazia ogni giorno, perché ogni giorno possiamo essere chiamati e dobbiamo trovarci pronti, e questo possiamo farlo solo attraverso la preghiera. Ma abbiamo anche quel tempo della Quaresima, proprio per quello, di pensare un po' di più, di lasciare qualche minuto in più per la preghiera, di leggere i messaggi della Madonna, di metterli in pratica, soprattutto prima della Pasqua, di andare a confessarsi.
Io nell'ultimo tempo ho tante persone che dopo 60 anni, 50 anni, 40 anni vengono qua e vogliono fare quel passo, vogliono confessarsi. E mi dicono quando ero piccolo ho pregato con la mia nonna e dopo mi sono allontanato, dopo 60 anni, vedi che le preghiere della nonna fanno miracoli, gli accompagnano a Medjugorje e si confessa uno prima di andare in paradiso. Certo. Per quello facciamo qualche preghiera in più per le vostre famiglie, soprattutto per l'Italia, perché è la terra dei martiri e la terra attaccata dal male. Per quello io credo che, come voi avete aiutato tanto anche noi durante la guerra, durante quel periodo, sapete che sono le persone Medjugorje che pregano per l'Italia, che il Signore li protegge. San Giuseppe Grazie. non è che protegge solo Medjugorje, anche tutta l'Italia, tutti voi e le vostre famiglie. Vi E come ho detto abbraccio, vi Ivana prima, saluto, vi passo Ivana così fa una preghiera con voi. grazie, preghiamo insieme. Allora, cara Ivana, grazie Michele, grazie, grazie, ci vediamo sabato alle ore 17. Ciao. Allora, cara Ivana, abbiamo parlato molto di preghiera. Vorremmo allora dire ai nostri amici che ci seguono insieme, io e te Ivana da qua e loro da casa, diciamo insieme un Padre, un Ave, un Gloria, mettendo proprio come intenzione di vivere bene la Quaresima. E apriamo i nostri cuori alla grazia e alla fede, e Maria veramente ci aiuterà in questo cammino che ci porta poi a suo figlio Gesù. Quindi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ivana, io dico la prima parte e tu la seconda, se ti va bene. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora affidiamo e consacriamo le nostre vite a Gesù e Maria. E per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, tutti i santi, chiediamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente per noi tutti e per tutti i nostri cari, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, cari amici, se volete veramente condividere questa diretta, secondo me sono state veramente dette cose importanti che le persone è bene che ascoltino. E quindi condividendola daremo l'opportunità ad altre persone di sentire quello che è stato detto questa sera. Ivana, in particolare, veramente ti ringrazio di essere stata con noi questa sera, anche tuo papà Michele. E ringrazio voi tutti che in tanti ho visto avete seguito la diretta. E con questo saluto, anzi, noi Ivana ci vediamo a Medjugorje appunto dal 17 al Vi 21 aspettiamo. marzo. Sì, ci aspettiamo. E non vediamo l'ora di abbracciarvi e di pregare insieme. E saluto tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie a È stato un tutti. piacere. Ciao, buona serata. Grazie, ciao, ciao, ciao.